sai che noi stavamo già con il Cazzeppo al mercato San Severino per far sì che questa società continuasse ad operare, bensì come noi avevamo già predisposto e avevamo già in mente che si sapeva che avremmo fatto una brutta fine, che praticamente l'altro giorno, giovedì, il 27 è stata dichiarata fallita e giovedì sono state messe in Sicilia tutte le strutture della Cesena. E questo è il risultato finale di una gestione sia dell'ente comune sia da parte di chi ha gestito per tanti anni la società. Bene, oggi si apre un capitolo nuovo, indipendentemente che le maestranze stanno senza stipendio dal mese di settembre, e oggi noi stiamo aprendo un capitolo nuovo facendo una fase di discussione con la curatela fallimentare. Abbiamo conosciuto già i curatori, chi sono: uno è un commercialista di Nocera e uno è un avvocato di Napoli, dove ci sembra come primo impatto danno buone garanzie per incominciare a intraprendere un discorso per la salvaguardia dei livelli occupazionali, chiaramente vedendo un po' la situazione di chi può andare in pensione, di chi può rimanere, chiedendo anche al giudice delegato della situazione del fallimento che il dottor Fucito, se ci fossero le possibilità di dare un prosieguo. Però il prosieguo noi lo dobbiamo avere anche con la collaborazione dell'ente comune, che si deve impegnare a mantenere il rispetto degli atti convenzionali, che fino ad oggi comunque questo rispetto secondo noi non c'è, perché sono state fatte diverse revoche di convenzioni, anche quella cimiteriale, più le convenzioni in cenere per la manutenzione in cenere sono state molto ridotte, e con una cifra di 390.000 euro comunque non si fa niente se l'ente comune non sborsa altri soldi. Ecco. Per quanto riguarda le maestranze, noi ci siamo già attivati a livello legale per far valere i nostri diritti, anche per quanto riguarda le convenzioni, se sono lecite oppure ci sono delle incongruenze che, viste che non stavano in scadenza, se era possibile che i curatori l'avrebbero potuto fare o meno no. Ci siamo attivanti anche a livello politico. Giovedì abbiamo avuto un incontro alla Commissione Lavoro a Napoli, e dove praticamente i commissari prefettizi non si sono presentati. Si sta cercando di riaggiornarla per una quindicina di giorni, che la vogliamo fare stessa sul nostro territorio, a San Severino, a Fisciano, dove tra cui questa commissione c'era anche presente l'onorevole regionale Tomasino Amabile, ci stava un deputato dei 5 Stelle Camarano, e c'era pure un altro onorevole che non lo sapevo, e siamo rimasti così perché giustamente che impegno, siamo stati solamente ascoltati come parte offese di quello che loro, le nostre preoccupazioni, gli abbiamo esposto il quadro generale della situazione occupazionale, e siamo ad attendere che questa cosa ci viene puntualmente messa a fuoco, per vedere anche a livello regionale quali sono le posizioni della Regione Campania su questi eventi che succedono in queste società partecipate, che poi a noi è una partecipata ma che comunque è capitale totalmente pubblica dell'ente comune. Comunque, se vogliono salvarla, si può comunque salvarla, perché è un'azienda che